Eccoci a tutti ben sintonizzati, ben connessi, ritrovati dunque sul nostro canale YouTube e la nostra pagina Facebook. Siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano ed insieme adesso ascolteremo uno dei culti. Mi raccomando, ascoltiamolo tutti insieme con attenzione e vediamo cosa il Signore ancora oggi, ancora in questa sera, ci dirà. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore, benedetto il tuo santissimo nome. Alleluia. Siamo qui, oh Signore, anche questa sera per grazia tua, per la tua volontà, per il tuo grande, immenso, infinito amore, gloria al tuo nome. Sei tu, Signore, che come la gallina raccoglie i suoi pulcini, alleluia, glorita l'andala massita la mai, alleluia, raccogli tutti quanti noi per proteggerci all'ombra delle tue ali, alleluia, 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 ti vogliamo adorare, ti vogliamo onorare ancora questa sera col cuore, con l'anima, con l'intero nostro essere. Quindi sia ogni cosa guidata dallo Spirito Santo, ti sia ogni cosa gradita insieme a Gesù, che vi benediciamo ora e sempre in eterno. Alleluia, amen, amen. Alleluia. Gesù, meraviglioso, nessuno è pari a te. Alleluia. È l'unico, infatti. E lui stesso ha detto, ecco, io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. E te, il primo e l'ultimo. In questo istante il Signore mi ha fatto, ecco, rilevare una cosa che può sfuggire facilmente a noi essere umani. Ecco, io sono il primo e l'ultimo. Amen, gloria a Dio. Diciamo, perché infatti, perché dici io sono il primo e l'ultimo? Qualcuno può pensare, ma dopo di lui è venuto pure Adamo. È giusto, quindi non è l'ultimo. È giusto? Poi quando lui è nato da Maria Vergine, sia prima di lui che dopo di lui, ce ne sono stati pure altri. È vero o non è vero? Io no. Guardate che queste cose qua potrebbero, sapete, mettere un po' in crisi. Perché dice, scusa, lui dice, io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega. E allora,
Il Signore, quando ha detto io sono il primo e l'ultimo, l'alfa e l'omega, ha voluto dire io sono il primo ed anche l'ultimo venuto all'esistenza, e quindi come me non ce ne sono altri, né prima e né dopo. Ecco, sono il primo e l'ultimo che il Padre ha generato. Quindi il Padre ha generato Gesù ed è il primo che ha generato e l'ultimo che ha generato, perché noi ci hanno creato, è giusto? Quindi noi non siamo stati generati, Gesù è stato generato. Quindi ecco, quindi lui è il primo e l'ultimo generato dal Padre. Vedete, fratelli, qua che vuol dire ricevere giusti insegnamenti, a me se ne, perché queste tante cose potrebbero fare cadere in crisi, in difficoltà spirituale e far abbandonare la via del Signore. Ecco l'importanza della Chiesa e l'importanza, nonché l'indispensabilità, sia dell'una che dell'altra, del vero servo di Dio che spieghi le cose come si devono. Amen. Perché se vedete, a posto mio, questa sera ci fosse stata un'altra persona non scelta da Dio, allora avrebbe dato un'interpretazione diversa e la Chiesa sarebbe stata ammaestrata in una maniera sbagliata. Alleluia. Amen. Quindi vedete come si deve essere veramente guidati dal Signore. E quindi questo, ecco, vuol dire il primo e l'ultimo. Amen. Perché ritorno a ripetere, prima e l'ultimo, come essere umane, ce ne sono state prima di lui, quando è nato da Maria Vergine, e dopo di lui. È giusto? Oh. Ecco, l'alfa e l'omega. Perché l'alfa e l'omega, io per sentito dire, perché io greco non ne studiai, non conoscia, non l'avevo mai conosciuto, ma per sentito dire, alfa e omega sono le due lettere che compongono l'intero alfabeto greco. È vero? Perché non mi rispondete? Ho detto una cosa sbagliata. Non è che compongono l'intero alfabeto greco. Sono l'inizio e la fine dell'intero alfabeto greco. Amen. Come se io dicessi, fratelli, la A e la Z è l'intero, è tutto... No, perché dalla A, quando arriva alla Z, ci sono A, e io, poi A, B, C, D e così via. Amen. Ora, per detto, che è nato a scuola, che facesse, è così. Sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto greco. Vedete che nessuno si può sentire escluso, perché se non c'ero io che nasco a scuola, meglio mia, come dare una risposta giusta? È una conferma. E allora, il che significa che dicendo io sono l'alfa e l'omega, quindi il primo e l'ultimo, allora lui dicendo l'alfa e l'omega intende dire pure, vedete che io sono come l'alfabeto greco, l'inizio fino alla fine. Amen? E non si ferma solo qui. Ecco quello che il Signore mi ha dato. Perché ci può essere, ecco, un essere, amen? Non diciamo un oggetto, ma pure un essere, ecco, il primo e l'ultimo, un essere, il primo e l'ultimo. Però quest'essere che è il primo fatto e pure l'ultimo, ma l'unico, è difettoso, incompleto. A che vale? Non vale a niente. Come
l'alfabeto non servirebbe a niente se si trattasse soltanto, nel nostro caso, la A e la Z, escludendo tutte le altre lettere. È giusto? La stessa cosa dell'alfabeto greco. Se noi prendiamo soltanto l'inizio e la fine, ecco, allora vedete, non servirebbe a niente. Per avere il suo valore, la sua pienezza, per essere completo di nulla mancante, deve quindi abbracciare ogni cosa. Quindi io sono il primo e l'ultimo generato dal Padre, e sono come l'alfa e l'omega, che nell'alfa e nell'omega c'è ogni cosa. Sono riuscito a farmi capire? Vedete? Non a caso, quindi non è stata una frase più, una parola più, in più che Gesù ha detto tanto su Foscaccio. Io per dire che io conosco l'alfabeto greco. No! Allora, per dire, ecco, vedete, io sono il primo e l'ultimo generato del Padre e sono completo, come completo è l'intero alfabeto greco, dall'alfa all'omega. Amen, gloria a Dio. Ecco, vedete, queste cose, fratelli, sono cose, in verità io l'ho ricevuto un istante fa e sono stato contento di trasmetterlo anche a voi. E guardate, sia glorificato il Dio. E allora, poiché ai tempi di Gesù, vedete, veniva conosciuto e aveva grande importanza, se ciò significa l'alfabeto greco, allora Gesù a Giovanni gli menzionò proprio l'alfabeto greco, no? L'alfa e l'omega. Quando il Signore, sia glorificato Dio, guardate, sia glorificato Dio, quando il Signore mi diede quella rivelazione, la rivelazione delle origini dell'universo, allora mi fece vedere che il fotoplasma, cioè questa massa luminosa che il Dio si è venuto a formare per formare il suo corpo, amen. Allora ecco, dice, in questo fotoplasma, dice, gloria a Dio, questi componenti, dice, è come un multicentrum, mi ha detto. Voi ricordate che allora ho detto questo? Dice, come il multicentrum, per non mi dire, io sogno, dice, ecco, tu prendi questa cosa, tu scomponi, ecco, una pastiglia di multicentrum, che poi, fratello, gloria a Dio, e in verità allora ve l'ho detto, io non sapevo che esistesse il multicentrum in pastiglie effervescenti. Io sapevo, in verità, io sapevo che il multicentrum era solo in pillole, in pastiglie, no? E quando, ascoltatemi bene, quando il Signore mi ha portato questo esempio, dice, io sono composto, dice, come una pastiglia. Tu nel multicentrum la sciogli nell'acqua, e in quell'acqua ci sono tutte le sostanze, dall'A alla Z, tutte le vitamine, vitamine si chiamano, dall'A alla Z. Dentro di me, ecco, vedete, uno innocentemente, quando uno è nell'ignoranza e nella semplicità, che sia, Signore, ma io saggio con multicentrum, sono pinnole. Tu mi dicesti che è una pastiglia effervescente. Io le pastiglie effervescenti, se conosco, ci sono altre, non dicevo di più, e altre cose, no? Ma Signore, pazienza, ma tu dici così, amen, gloria a Dio. Oh, non l'avevano fatto mai.
in televisione fanno una pubblicità e fanno vedere il multigesimo in pastiglia effervescente. Signore, perdono allora. Fatto vero, eh? Questo sempre in quel periodo che il Signore mi ha dato la rivelazione dell'universo. Dissio, vada, allora esisti. Vai a far magia. Dissio, forse inventare ora. Vado in farmacia. Che sapete, se io non tocco e manevo, non mi chiedo, non mi calmo, non mi chiedo, vuol dire. Allora, sono andato in farmacia, chiedo scuse, ci sono molti centrum in pastiglie effervescenti? Dice sì. Ah, allora è vero, bravo. Poi la pubblicità. Dice, mamma, chiedo scusa, ma l'hanno inventata ora? Oh, dice, è una vita che c'è. Ed io ero nell'ignoranza totale, assoluta, che esistesse cosa. E il Signore mi ha dato, dice, vedi come sono composto io la cosa? Proprio si è rivelato nella maniera più semplice. Ecco, vedi, in me c'è tutto. Se io dovessi sciogliermi, ecco, io sono composto di tutte queste sostanze che servono per la creazione di ogni cosa, dell'universo e di ogni altra cosa, perché nell'universo il Signore ha creato tantissime cose, poi ha creato pure gli angeli, i serafini, i cherubini, ha generato il suo figliuolo. Quindi vedete, ogni a questo punto, ecco, Gesù è l'alfa e l'omega. È come se ci avesse detto a Giovanni, siccome ancora molti centri dovevano inventare, allora Giovanni gli ha detto, io sono l'alfa e l'omega. Se allora avessero fatto un multicentrum, Gesù ci diceva a Giovanni, io sono il multicentrum, dalla A alla Z, a me gloria a Dio, a me, per dire, sono, comprendo ogni cosa. Che bello sto Dio, alleluia, non vorremmo trovare, nessuno è pari a te, alleluia, a me. E così vogliamo passare alla lettura della parola di Dio, come la troviamo scritta nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 2. Tre giorni dopo si fecero delle nozze in Cana di Galilea e la madre di Gesù si trovava là. Ora anche Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. Essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse, non hanno più vino. Gesù le disse, che cosa c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Sua madre disse ai servi, fate tutto quello che egli vi dirà. Ora c'erano là sei recipienti di pietra usati per la purificazione dei giudei, che contenevano due o tre misure ciascuno. Gesù disse loro, riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro, ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo e gli disse, ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù fece quest'inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo egli discese a Capernaum con sua madre, i suoi fratelli ed i suoi discepoli ed essi rimasero lì pochi giorni. Alleluia, amen. Fin qui quindi la lettura. Alleluia.
sia glorificato, alleluia, e Dio, come sempre, che appunto sia ringraziato perché sta facendo con noi quest'opera meravigliosa, questo lavoro particolare, spiegandoci le scritture e dandoci queste capacità di comprenderle. Perché, vedete, se il professore è bravo nello spiegare, però gli alunni non hanno quella capacità di comprendere, non è più colpa del professore, ma purtroppo la colpa è di chi non ha queste capacità. Amen? Invece il Signore ci dà queste capacità, alleluia. E qui no, vedete, non c'entra se una persona è più intelligente di un'altra a livello fisico, materiale, perché il Signore dà l'intelligenza spirituale, quindi tutti possiamo capire nella medesima maniera, e non soltanto gli adulti ma anche i bambini, perché il Signore dà anche a loro questa sapienza, questa intelligenza da poter capire. Amen, gloria a Dio. E infatti, se ve ne accorgete, il Signore non usa un linguaggio difficile. Alleluia. Una perché non sono capace. Un altro perché non servirebbe a niente. Perché servirebbe soltanto a quelle persone che sono in grado di capire certi vocaboli, il significato di certi vocaboli, come per esempio a che serve in televisione, magari quando spiegano delle cose, oppure nei telegiornali, e usano dei vocaboli difficili. Noi diciamo, ma che vuol dire dalla cosa? Buh. Non serve a niente. Quindi allora vedete, loro, ma perché si vede, vedete, molti di loro usano quei vocaboli difficili per far risaltare la loro cultura, quindi la loro conoscenza di certe cose. Però vedete, io le reputo persone ignoranti, perché la persona saggia, intelligente, deve usare un linguaggio, perché ha televisione. Oggi come oggi, non è che ce l'hanno soltanto le persone colte, istruite. La televisione ce l'hanno pure quelli che stanno in Tompizzi Montagna. Ce l'hanno pure i vecchiareggi, i nonni. È vero o non è vero? Quando, per esempio, quelli della televisione usano un vocabolo difficile, ci fa a nonna Vicchiareddo, Vicchiareddo, che dici io? Allora il nipote o il figlio più intelligente, più colto, più emancipato dice, sai che stavolta non capia manco io. Perché tirano fuori sempre vocabolo nuovo e cose nuove per sfoggiare. Io ai pigliere ci dice, senti, vatti in casa. E io ti dico, fai parlare a uno che si sa per esprimere, meno che capisci pure un cagnoletto che uno va a casa. Amen, gloria a Dio. E allora, ora giustamente, vedete, il Signore ci sta ammaestrando, vedete, con parole semplici. Fratello, vedete che non è per innalzare, perché io sempre, guardate, io ho fatto tutto su, sono fatto, io sogno sempre, resto sempre il mio sogno, non è di guarda che io divento no, per dire, ecco, che il Signore che poi non è che mi fa attenzione, che lui non è che mi fa parlare e mi fa usare un linguaggio semplice,
Mettiamo i puntini sopra i. Amen? State attenti. Il Signore non è che mi fa usare un linguaggio semplice perché lo capiscano tutti, anche i bambini. Perché lui deve usare con me un linguaggio semplice, altrimenti lo capisco. Quindi vocabolo difficile non lo usa con me, perché se lui usa vocabolo difficile, io non capisco, dico, signore, ma tu che mi dici queste cose? Io non ti capisco. Allora, quindi, vedete, lui usa un linguaggio semplice che io lo possa comprendere e che poi io lo possa trasferire anche a voi. Quindi guardate, che Dio che abbiamo, che pace, meraviglioso in ogni cosa, alleluia, in modo tale che nessuno rimanga escluso. E anche perché, vedete, lui ha fatto anche sì che la sua parola non si acquisti con denaro. Infatti dice, venite e comprate senza denaro. Vino, latte. Ecco, chi ha sete venga e beve e prenda in dono dell'acqua. Vedete, allora, come lui fa di tutto in modo tale che ogni categoria di persona, di persone, e che anche di come età, quindi culture, possano beneficiare di questo grande, immenso, infinito amore di Dio. Alleluia. Quindi, vedete, il Signore, anticamente, nel passato, diciamo, ecco, magari faceva leggere questo, anche, tutti gli Evangeli, anche questo capitolo, vedete, portando un ammaestramento adatto per quelli, per esempio, 10 anni fa, per dire, oppure 5 anni, 20 anni fa, perché lui, vedete, si adegua ai tempi, amen? Con noi adesso, vedete, sta usando, se ce ne stiamo accorgendo, non te lo ripetiamo, perché noi ce ne stiamo accorgendo che il Signore, oltre vedete, a farci leggere le stesse cose, però ce le spiega in una maniera più profonda, sempre usando dei termini semplici, amen, in modo tale che li possiamo capire tutti. E allora dice, ma cosa c'è in questo? Perché, ecco, nel passato magari, vedete, come Gesù ha detto, perché Maria Vergine è una donna come tutte le altre, perché infatti Gesù ha detto, che c'è tra te e me, o donna? Ecco, insomma, fratelli, una spiegazione, kid, oggi, di quella oggi non regge, anzi dà fastidio, perché le cose non stanno così. Perché Gesù non era un figlio maleducato. Gesù era una persona squisitissima, educatissima. Ecco, meglio di lui non c'era nessuno e non ci sarà mai nessuno. Quindi pensate che tra gli uomini si trovano quelle persone che sono educate, rispettose nei confronti dei genitori. E giusto, appunto, Gesù faceva abbastanza malogrado. È giusto? Quindi, allora, ecco, lì bisogna entrare nel profondo prima di aprire la bocca e dire delle stupidate. Amen. Perché appunto Gesù ha usato un linguaggio con Maria che, anche se vedete lei non riusciva a capire quello che Gesù stava dicendo in quel momento, però subito il Signore gli dava sapienza. Com'è che a noi ci dà sta sapienza di capire il suo linguaggio, il suo parlare? È giusto? Quindi, anche se Maria, perché vedete, Maria non è che ha sbagliato, parliamoci chiaro, Gesù, vedete, dicendo a Maria, che c'è tra te e me, o donna, non è che l'ha voluta offendere. Alleluia. Perché anche Gesù, vedete, è stato colto alla sprovvista in un certo senso. Perché? Fino a quel momento il Padre non lo aveva usato. Amen. Infatti Gesù è stato usato per la prima volta in quella circostanza.
come figlio di Dio per fare miracoli. Amen. Tant'è vero che qui Giovanni lo precisa, dice: Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Vedete, fu l'inizio. Quindi si presentò quella difficoltà, diciamo quella circostanza, e quindi tutti sono stati, perché fratelli, una cosa del genere ha messo un pochettino tutti in difficoltà, perché dice: ma il vino è venuto a mancare, come facciamo? Quindi, sapete, quando uno all'improvviso vede che manca qualche cosa e c'è tanta gente pure che deve risolvere, come fa uno a risolvere un problema effettivamente difficile? Quindi c'è stato tanto sgomento tra tutti. Quindi Maria stessa, subito dice: cosa fare? Vediamo, ognuno cerca di darsi da fare in un momento di distretta. E quindi Maria si rivolge a Gesù, perché? Ma non perché Maria sapeva che Gesù era in grado di fare miracoli. Amen. Maria si rivolge a Gesù perché Gesù, essendo il primogenito, il figlio maggiore, amen, anche se ora lui ha gli apostoli, ha maggior ragione, perché vedete, la cosa è stata lì repentina, come si dice, le cose si sono svolte in una maniera veloce, quindi improvvisa, direi. Quindi, perché Dio quando agisce, vedete, agisce così, non è che prima si prepara a fare, no, per manifestare la sua gloria. Quindi a questo punto Maria si rivolge a Gesù, ripeto, perché è il figlio maggiore, quindi il primogenito. Dice: Gesù, vedi che non hanno più vino. Lei cosa fa? Nello stesso tempo, ripeto, quindi non ha sbagliato, è una cosa che chiunque farebbe in quella circostanza. Dice a Gesù questo perché non solo, non vorrei ripetermi, è il figlio maggiore, ma lui ora è il capo di 12 persone, di 12 uomini, 12 mascoli, che sono i 12 apostoli, è giusto? Quindi vada, dice, pure che uno vanno a parte, uno vanno a uno, uno un pezzo in 12, amen. Quindi la cosa si può risolvere. Però, ecco, Gesù ora vedete che è entrato nel vivo del suo lavoro spirituale, alle dipendenze dirette dal Padre e non dagli uomini, amen. Dice a Maria: che c'è tra te e me, o donna? Nel senso, seguitemi attentamente, vediamo se riesco a far capire quello che il Signore mi ha fatto capire. Gesù dice a Maria: che c'è tra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Perché Gesù sente, capisce e sente per lo Spirito, e sa pure che il Padre non gli ha dato un compito da condividere con Maria. Amen. Perché il compito che il Dio ha dato a Maria è stato quello quando ha mandato l'angelo e l'ha fatta e gli annunciò la nascita di Gesù. Quindi tu la tua parte già facisti, tu la tua parte l'hai fatta. Ora che io sono grande, ora che il Padre mi ha affidato questo compito con gli apostoli, ecco, non è che tu sei la sedicesima apostola. E anche se lo fosse stata, Gesù non avrebbe preso il comando da parte di uno dei suoi discepoli o apostoli. Quindi dice: che c'è tra te e me? Non è che stiamo lavorando ora assieme nel campo di Dio. Quindi,
per quanto riguarda il lavoro spirituale ora, il compito, come Giovanni Battista ha fatto la sua parte, Maria Vergine fece la sua parte, però prima, ecco, ora, la stessa cosa, Gesù avrebbe detto a Giovanni Battista, che c'è tra te e me, o uomo? Perché il Padre ti ha dato un compito, ora, il compito che il Padre ha affidato a me, non l'ha dato in società di un altro. Ecco, tu hai la frase più giusta per farmi capire. È come se Gesù avesse detto a Maria, non è che siamo soci ora, perché tu sei mia madre, allora il Padre ti ha dato lo stesso compito che ha dato a me, lo ha affidato a tutte e due. Ormai il tuo compito l'hai fatto, l'hai portato a compimento. Ora qui me la devo vedere da solo. E l'ora mia non è ancora venuta, cioè il Padre ancora non mi ha fatto capire quello che devo. Fratelli, come quando io salgo sul pulpito, io non è che so. Ecco, come per esempio, ecco, come se io quando arrivo qui salgo sul pulpito e voi mi dite, fratello, questa sera di che parla il Signore? Fratelli, sorelle, ma dove andate a fare? L'ora mia non è ancora venuta. Cioè il momento, vuol dire, il momento non è venuto che il Signore mi ha rivelato quello che ha da dire. Amen. Quindi la stessa cosa Gesù ha voluto dire, io ancora sono calcanaio, ora su pulpito per dire, ecco, sto iniziando adesso, quindi io non so quello che il Padre mi dice di fare, perché, vedete, Gesù, pur avendo ricevuto piena autorità dal Padre, vedete che Gesù non faceva niente di testa sua, che lui era sempre in perfetta comunione col Padre, quindi lui il Padre gli faceva sentire per lo Spirito quello che doveva fare. Amen. E vi ricordate quando era davanti al sepolcro di Lazzaro? Padre, io so che mi esaudisci sempre. Vedete che Gesù non faceva cosa alcuna senza interpellare il Padre, senza la guida del Padre. Amen. Quindi ora non bisogna confondere, perché se Gesù avesse ascoltato Maria in quella circostanza, che poverina nel senso affettuoso, lei ha fatto di tutto per non farsi fare cattiva figura allo sposo. Quindi se Gesù avesse detto, mamma, ora vediamo quello che possiamo fare, allora Gesù, vedete, avrebbe disubbidito. Perché, vedete, lui è come se lui avesse lasciato il posto di lavoro per farne un altro. Ecco un esempio bellissimo. Per far capire meglio, perché io capia meglio. Maestro, lì fuori c'è tua madre e i tuoi fratelli che cercano di parlarti. Ci siamo? Ci siamo? Cosa dice Gesù? Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ecco, che c'è tra me e mia madre? Che c'è tra me e i miei fratelli che cercano di parlarmi? Per dire, io sono in servizio. Riesco a farmi capire? La stessissima cosa è avvenuta alle nozze di Cana. Quando Gesù dice, che c'è tra te e me, donna? Mamma, io sogno di servizio, che vuoi che ti... Non posso farti niente. Quindi è il Padre, l'ora mia non è poi... Che poi, vedete, gloria a Dio, ecco la spiegazione tramite la guida dello Spirito Santo che... va oltre quello che umanamente parlando si può scrivere, perché non è detto che l'ora mia non è ancora venuta, e questa è la vera il vero significato che Gesù ha voluto dire.
Amen, gloria a Dio. E perché quando uno deve scrivere in qualche maniera, quindi cerca di riportare le cose in una maniera più adatta possibile, no? Però, ecco, quello che il Signore mi fa sentire in questo momento, non è che l'ora mia non è ancora venuta, per dire, come se Gesù avesse saputo l'ora, il momento. Per dire, è come se Gesù avesse detto, senti mamma, ecco, che c'è tra te e me? Mamma, tu non sei ora mio padre. Io prima, quando ero giovane, cioè non ero giovane, quando ero in casa, ero alle tue pure dipendenze e quindi ti ubbidivo. Quando tu mi diceva vai a inchiare l'acqua, io andavo a inchiare, la riempivo. Amen. Se, se sua mamma diceva, Gesù, vai a comprare il pane. Sì, mamma. Gesù, andavo e cattavo pane, per esempio, a seconda. Mi avete capito? Ora che Gesù è entrato nel vivo del suo compito affidatogli dal Padre, allora ci dice, che c'è tra me e te? Mamma, vedi che io non sono più in casa, non sono più alle tue dipendenze, non ti posso obbedire. Amen, gloria a Dio. Quindi non ti posso obbedire. E d'altra parte, ecco, non l'ora mia non è. Quindi, ed io in questo momento non so quello che il Padre mi vuol far fare. Ecco, l'ora mia non è ancora. Quindi, e io in questo momento non so come devo agire. Ecco, vedete, l'ora mia non è ancora venuta. Perché se dovessi scriverlo io questa sera, non scriverei l'ora mia non è ancora venuta. Che c'è tra me? Senti mamma, mamma, non sono più alle tue dipendenze, non ti offendere, non sono più alle tue dipendenze, ora sono alle dipendenze del Padre, però in questo momento non sento da parte del Padre mio quello che devo fare. Ecco, questa è l'interpretazione corretta. Quindi non sento che tu che fare. Allora subito il Padre, poiché il problema si deve risolvere al più presto, Padre! Allora subito Maria, guardate, guidata dallo Spirito Santo, non dalla carne, fate tutto quello che lui vi dice, perché se lui ha detto che, ecco, mi ha escluso perché non può risolvere il problema a livello umano, perché ora lui lavora presso il va con il Padre, alle dipendenze del Padre, quindi io non posso fare niente, quindi non ditemi più niente, rivolgetevi ora a lui, vedete quello che lui vi dice e in base a quello che lui vi dice voi farete. Amen. Questa è la cosa. A questo punto noi vediamo, guardate come le cose cambiano, gloria a Dio. E Maria ora che riconosce, ecco, guidata dallo Spirito Santo, dice, perché subito ha capito chi gliel'ha data quell'intelligenza a Maria in quell'istante, avrebbe potuto dire, ma figliolo mio, vedi che ci sono pure i tuoi apostoli, sbrigati, invece no, lei dice ai servi, fate tutto quello che lui vi dice, non venite a dirmi più niente, amen? Ma ora chiedete a lui quello che deve fare, perché lui sa quello che deve fare, perché, perché in poche parole, il Signore le ha fatto capire a Maria, perché lui ora riceverà dal Padre, ora lui lo risolverà il problema. Ecco, fate tutto quello che lui vi dice, che vuole dire? Lo risolverà il problema, io non lo so come, io avevo pensato di risolverlo così, però fici cilecca. Sapete che vuole dire cilecca, no? Quando la scopetta non parla, non spara, uno dentro il letto, scacca cosa, fa pop! Non spara, chi ne ci lecca? Insomma, quindi non ha centrato la cosa. Amen, Maria. Quindi, però, ecco, le cose, vedete, ora si mette. Quindi, altro che Maria in questa circostanza, è come se non l'ha collaborato con Gesù. Ha collaborato, alleluia. Però nella maniera e misura corretta, giusta. Sono gli uomini ora che la fanno agire in maniera scorretta, non giusta. Ma se a Maria la lasciassero operare secondo la guida dello Spirito Santo, non faria tutte le cose che gli uomini ci fanno fare. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E allora, quindi a questo punto, dice, ecco,
Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti. Ecco, perché? Vedete, mentre avviene, diciamo, questo dialogo fra lui e la madre, no? Allora subito il padre lo illumina. Perché da quel momento effettivamente il padre ora lo deve illuminare del continuo. Amen. Non dimentichiamoci che, come il Signore mi ha rivelato, ecco, il padre è il fotoplasma e Gesù anche pure lui fotoplasma, che riceve energia dal padre e lui la ritrasmette, amen, alleluia, nell'universo. Alleluia. Amen. Quindi ecco, dice: suo padre non mi manda. Oh, se davanti al sole per ora ci sono nuvole, che mi dici? Mi fa sulla luce del sole. Allora, l'ora mia non è ancora. Allora, la nuvola si toglie, appare la luce. Gesù la riflette. Amen. La riflette. Quindi, perché se il padre non gli desse a Gesù, il figlio, quindi lui, non potrebbe fare niente. Perché, ripeto, è Gesù, è come la luna con il sole. Alla luna uno non le può chiedere di emanare luce se lei non la ricevesse dal sole. Amen. Perché la luna perché non fai luce? No, perché non fai luce? La luna risponderia: ma che mi domanda a fare? Io la devo ricevere dal sole per la mano sulla terra. Amen. La stessa cosa Gesù doveva ricevere ora questo comando e quindi questa potenza spirituale dal Padre, cioè, ma più che potenza, vedete, l'ordine. Amen. Il via da parte del Padre, perché, ripeto, il Figlio è della stessa sostanza del Padre. Allora, vedete, gloria a Dio. Perché effettivamente anche lì l'ora mia non è ancora, quindi io non so, perché ora io devo agire sotto il comando del padre e quindi lui non ha dato, quindi sto momento non è giunto, no, l'ora per dire un'ora, un rugnon, un mese, un anno, per dire questo momento, questo istante del padre non l'ho ricevuto. Questo vuole dire l'ora mia non è avvenuta. Amen, gloria a Dio. E allora, nel momento in cui il padre, amen, lo illumina con lo Spirito Santo, quindi lo illumina e gli fa capire quello che deve fare, perché Gesù non è che uno stupido, che ha bisogno di tutte cose, e il padre dice: fai questo, piglia questo, piglia questo. No, basta che il padre lo illumina, Gesù, essendo della stessa natura del padre, è sapientissimo. Quindi basta che il padre ci dice: puoi iniziare, figliolo mio. Allora subito Gesù, non c'è bisogno di che ci dice: padre, che fare ora? Ci faccio gli incredibili? No, attenzione, non pensate che è così. Ci mette fare uno di Gesù peggio di un piccereggio? No, il padre dice a Gesù: fai, ecco, puoi iniziare. Vedete, il padre, il figlio, sapientemente dalla stessa natura del padre, subito, intelligentemente, dice: ma provvedere un vino. Se io mando gli apostoli e perdono tempo. Non ho uno. E anche se lo dovessero trovare, può darsi che c'è uno, venendo a sapere i venditori di vino che è una necessità, c'è meglio pure acido. Vino non buono. Un sposo fa mala figura. Ed io, dice Gesù, alleluia, che poi sapranno che quel vino sono andati i miei discepoli a procurarlo. Dice: bello cuoco, Gesù alle nozze di Cana, sapete cosa ha fatto? Venne a mancare, è venuto a mancare il vino. E sapete cosa ha fatto? Gesù ha mandato i suoi apostoli a comprare il vino. Sapete che vino ci buttarono? Acido, acqua e acido. Guardate che bella, eh?
Che bella pubblicità che ci avessero fatto. Allora Gesù sapientemente dice: alt, aspetta, riempite d'acqua i recipienti. Alleluia. Amen. Quelli vincono, li riempiono, no? Perché già se Gesù sa. È la stessa cosa quando sorge un problema e allora nella chiesa, allora io dico: fratello, fai tale cosa, così, così. Già io so che cosa devo fare, perché dico a quel fratello: fai questo, o a quei fratelli, no? Spostati in banco, vedete tale cosa. Già io so quello che devo fare, si vede, voglio già fare. Amen. Ci siamo. Io cerco di farvi entrare nella mente di Gesù insieme a me. Amen, gloria a Dio. Quindi, allora, Gesù dice, perché già lui sa quello che deve fare, il padre, già dato, allora subito lui sapientemente dice: acca, il problema si può risolvere solo così, senza fare cattiva figura. Allora, riempite di acqua i recipienti, quelli riempiono, alleluia, amen. Gesù disse loro: riempite d'acqua i recipienti, ed essi li riempirono fino all'orlo. Poi disse loro: ora attingete e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, ora egli non sapeva, dice, da dove venisse quel vino, ma ben lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, il maestro della festa chiamò lo sposo, tutto meravigliato, e gli disse: ogni uomo presenta all'inizio il vino migliore, e dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Guardate, se Gesù avesse usato anche lo stesso sistema, poi, siccome queste cose dovevano rimanere scritte, sapete cosa avrebbero detto i critici, i malelingue? Oh, certo, vedi, però vado se il Signore, perché non ci procurava il vino buono come quello dell'inizio, che ha fatto invece come hanno fatto tutti gli altri uomini, e che gli ha procurato un vino più scadente. Amen. Guardate Gesù, eh? Alleluia. Che fa bene le cose, gloria all'Altissimo. No, quando il maestro della festa assaggia il vino, lo assaggia ed è ancora buono, forse sicuramente più buono del primo, perché queste cose dovevano rimanere scritte. Alleluia, amen, gloria a Dio, alleluia. E come il maestro di festa dice, e allora ogni uomo dice presente all'inizio il vino migliore, dopo che gli invitati hanno copiosamente bevuto, il meno buono. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Gesù, allora vedete, Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria, e i suoi discepoli credettero in lui. Fece questo miracolo, alleluia, è il primo, e i suoi discepoli credettero in lui, perché tutti hanno creduto che lui ha fatto un miracolo. E dice: come fece questo miracolo? Ecco, come ha fatto questo miracolo? Come ha fatto a Lazzaro di farlo uscire dal sepolcro e gli ha ridato la vita? Come ha fatto con il figlio della vedova di Nain, che ha toccato la bara e il bambino è ritornata la vita? Come ha fatto con la donna del flusso di sangue? Guardate, con la donna del flusso di sangue, chi mi ha... state attenti, eh? Ecco perché dico quello che il Signore ci sta insegnando, si sta portando a un livello. Chi mi ha toccato? Tutti i discepoli gli dicono: maestro, ma tutti ti toccano e tu dici chi mi ha toccato? E dice: e no, state attenti, e no, qualcuno mi ha toccato. Perché delle virtù sono uscite da me.
Amen. Queste virtù, ecco quando ho detto a secondo uno quando deve tradurre e deve scrivere, perché oggi, gloria a Dio, alleluia, dopo la rivelazione che il Signore mi ha dato e ci ha dato, allora non scriverei più delle virtù sono uscite da me, ma sono uscite delle forze. Alleluia. Sono uscite delle particelle particolari. Alleluia. Delle particelle particolari di, che sono servite a rigenerare quelle cellule di una persona malata. Benedetto sia Gesù. Quindi Gesù, per farvi capire, quando la donna dal flusso di sangue lo ha toccato, lui ha sentito dentro di sé come quando noi o parliamo o riceviamo una rivelazione o qualcosa, sentiamo i brividi. Sentiamo, dice, ma se mi vengono i brividi da testa ai piedi. Ora dice Gesù, chi mi ha toccato? Ma che mi vengono i brividi da testa ai piedi? Come che mi tocca? Chi è stato a toccarmi? Perché, alleluia, delle virtù, quindi delle sostanze, sono uscite da me. Alleluia. Amen. Alleluia. E allora, la stessa cosa con l'acqua mutata in vino. Delle forze sono uscite da lui. Alleluia. Ed oggi noi lo comprendiamo come può avvenire, perché avvengono queste cose. Perché lui come e cavolo facciamo usare un multicenso la gente si trova tutto così. Ora Gesù ha fatto uscire quindi dal suo corpo dalla sua potenza, dalla sua energia delle particelle tali da cambiare l'acqua in vino. Se ci fosse stato bisogno di sangue, allora sarebbero uscite un altro tipo di particelle che avrebbero cambiato l'acqua in sangue. Alleluia. Come quando, guardate, come quando Gesù guariva il cieco, i ciechi, lo zoppo, alleluia. Che erano sempre le stesse particelle? No! Perché ogni qualvolta si presentava una necessità, un bisogno, allora dal corpo di Gesù usciva questa forza, questa energia. E allora, come il Signore più o meno mi ha fatto spiegare, ora per capire meglio tutti quanti, quando, non so, voi siete andati, quelli che vanno a farsi la magnetoterapia, esiste la magnetoterapia, è giusto? Oh. E allora, seguite attentamente, quella magnetoterapia serve per rigenerare le cellule malate. Amen? E allora, perché sono le nostre cellule che si ammalano, no? Allora, molte di quelle cellule muoiono, altre invece, se prese in tempo, ecco, più o meno io lo spiego a modo mio, perché non è che sogno medico, come il Signore. Allora, che cosa fa? La magnetoterapia, che cosa fa? Genera, è un generatore praticamente, l'apparecchio lì, è un generatore, di radiofrequenza oppure di impulsi magnetici. Amen. Questi impulsi magnetici, questa energia, che cosa fa? Raggiungono le cellule e le riattivano, quelle che sono riattivabili. Amen. Alleluia. Attenzione che ogni però tipo di malattia, di cose, loro pure li regolano. Io non so, fratelli, io ripeto, non è che c'è per esempio uno
Dice, cosa devo fare la magnetoterapia, dice, perché per tale disturbo, così così. Dice, va bene, per tale disturbo. Non c'è bisogno, non è il caso che tu mi dica quale disturbo, tanto la cosa è uguale per tutti. Non è uguale per tutti. Amen. A secondo la malattia, la cosa, loro regolano, sono dei regolatori, per esempio, che regolano la frequenza, il tempo. Pensate che... Amen. Quindi a seconda, e quello agisce positivamente nelle cellule del malato. Amen. Ora, ecco, Gesù è una fonte di energia che quindi... aspetta, mi pare che la chiamano pranoterapia. Ecco, e chi male, no? Che cosa avviene? Eh? Sì, sì, sì. Avviene questo, cioè che le mani emanano un'energia. Amen. Che praticamente e vanno proprio ad alimentare queste cellule malate. Amen. Si può fare anche con questo coso qui. Invece di essere un generatore elettronico, ecco, noi siamo dotati anche di queste cose. Amen. Alleluia. Che effettivamente a secondo. Amen, gloria a Dio. Ah. Amen, ci siamo. Quindi vedete che le possediamo queste. Ora, appunto, noi praticamente essendo fatti creati ad immagine e somiglianza di Dio, quindi con gli stessi ingredienti, però di gran lunga inferiore a quelli di Gesù e del Padre, ecco, tante cose le possiamo fare anche noi, normalmente così. Alleluia. E allora, quindi, Gesù in quel momento, vedete, quando lui, ecco, dice, e manifestò la sua gloria, come la poteva manifestare la sua gloria? Perché appunto, essendo lui di natura divina, essendo lui energia, ecco, infatti, dice che, aspetta, fatemi ricordare nella rivelazione com'è la cosa. Allora, il fotoplasma è un'energia creatrice e rigeneratrice dell'universo. Quindi Dio, la sostanza di Dio, ecco, che lui mi ha spiegato che si chiama, ecco, fotoplasma, ecco. Allora, Dio è una sorgente di energia, amen, creatrice e rigeneratrice dell'universo, quindi anche delle persone. Quindi non solo li crea, e anche li rigenera. Come in questo caso... Diciamo, quando lui guariva i malati, lui li rigenerava. Amen. Quindi li aveva creati e ora li rigenerava. Benedetto sia l'Altissimo. E perché, che vuol dire bisogna nascere di nuovo, di acqua e di spirito? Ciò che è nato dalla carne è carne. Dici, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Perché? L'essere nati di nuovo vuol dire rigenerati di acqua e di spirito, cioè da parte di Dio, di quelle cellule ora nuove, di quella sostanza nuova, rigeneratrice, creatrice e rigeneratrice dell'universo, che ora ci fa nascere. Amen. È sempre, vedete, è il Signore che lui stesso dice, ciò non viene dall'uomo, né per volontà di carne, né per volontà di sangue, né per volontà di niente, ma sono nati da Dio. Perché? È forza rigeneratrice. Alleluia. Quindi la nuova nascita è questa forza che rigenera, ci rigenera nello spirito. Alleluia. Amen. In poche parole, non per forza, vedete, bisogna morire come morì Lazzaro, ma spiritualmente noi eravamo morti come Lazzaro.
Allora lui, come ha fatto con Lazzaro, che gli disse: Lazzaro, vieni fuori. Quando noi accettiamo Gesù, crediamo in lui, allora lui che cosa fa? Dallo stato di morte spirituale ed anche fisico, ci rigenera, ci fa nascere di nuovo, ecco, di acqua e di spirito, della sua natura, della sua esistenza, della sua composizione. Amen, gloria a Dio. Ecco cosa vuol dire nascere di nuovo. Anche questo, fratello, vedete, stasera il Signore ci sta spiegando che cosa vuol dire nascere di nuovo. Nascere di nuovo vuol dire essere rigenerati dalla potenza di Dio, dallo Spirito Santo, amen, alleluia, che veramente a tutti gli effetti rigenera, fa rinascere, fa risuscitare. Allora, come Lazzaro, oppure come quelle persone che o erano ciechi o erano zoppi, o altro, e allora lui o imponeva le mani oppure con la voce stesso, vedete? Quindi dal Signore si sprigiona questa energia, perché altrimenti come fa a guarire a distanza? Come fa a guarire a distanza senza imporre le mani? Come fa a quello che aveva il servo ammalato, che stava morendo, dice: non sono degno, alleluia, oppure l'altro dice: vieni, scendi, vieni a casa perché ho mio figlio, dice: vai, tuo figlio vive, a distanza, perché vedete, è questa forza, questa energia divina che si sprigiona dal Signore e come le onde radio raggiungono le nostre membra, raggiungono le nostre vite, le nostre persone, sia a breve distanza che a lunga distanza. Amen? Allora, come per dire, un trasmettitore radio raggiunge le radio che ci sono in prossimità dell'antenna eppure a distanza, solo che magari i trasmettitori radio sono subordinati alla potenza che posseggono. Siccome il Dio è potenza infinita, raggiunge tutto l'universo, tutta la creazione, e a tutte parti con vera potenza, quindi sana, libera e salva, perché egli è Dio e la sua sostanza ora lui ce l'ha fatto conoscere. Quindi, e noi lo ringraziamo, lo lodiamo e lo glorifichiamo. Amen. Dio ci benedica. Alleluia. Benedetto il tuo santissimo nome, Signore, continua, Signore, a guidarci, a illuminarci, Signore, e a guarirci. Signore, ecco, nessuna cosa è impossibile per te, Signore, sia se siamo vicini o lontani. Mio Signore, appunto per questo ti vogliamo presentare, Signore, i vari problemi di quelli che siamo presenti. Signore, problemi spirituali, prima di ogni cosa, fisici, materiali, Signore, sia dei presenti e dei non presenti, finché, Signore, il tuo Spirito questa sera ci raggiunga tutti quanti, alleluia, e compia l'opera tua di salvezza, Signore. Te lo chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, che con te è benedetto in eterno. Alleluia, amen.
E ti ringraziamo, Padre Santissimo, di vero cuore, ringraziamo te, ringraziamo Gesù, alleluia, per averci portato, Signore, a questa conoscenza così meravigliosa, così gloriosa. Fai che ne possiamo fare grande stima e di saperla conservare, apprezzare nel nostro cuore, alleluia, ed esserti fedeli veramente in ogni cosa, sia nelle piccole che nelle grandi cose, perché tu sei il Dio delle piccole e delle grandi cose, ed ogni cosa procede da te, o Signore, va rispettata, abbarita, ma sì, alleluia, gloria al tuo nome, così accompagnaci alle nostre case anche questa sera con la tua santa benedizione e con la tua santa unzione. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, che con te lo benediciamo, ora e sempre, in eterno. Amen, 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 amen. Dio sia benedetto. Ed ecco che abbiamo scoperto insieme cosa il Signore voleva dirci. Vi ricordo che i culti vengono trasmessi ogni martedì e venerdì sera attraverso la nostra frequenza radio, ma anche su YouTube e Facebook, e le dirette del Fratello Nino ogni domenica mattina alle 10:15, precedute dalle vostre richieste. Se desiderate contattarci per farci pervenire una richiesta o per qualsiasi altra informazione o esigenza, per richiesta di preghiera anche, fatelo pure a questo numero 349 64 11 232. Se ci chiamate da altre nazioni, tenete conto del fuso orario. Pace a tutti, Radio Messaggio Cristiano vi terrà compagnia, lo sapete già, con l'ultima trasmissione di oggi. Pace a tutti, quindi sintonizzati e ben connessi, quanti ci seguono e seguono i culti già trasmessi. Pace e buona visione di ogni culto che è raccolto in una playlist sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Alla prossima trasmissione del culto.